sabato notte qui in Costiera Amalfitana, un altro sabato notte all'insegna dell'allegria qui in Costiera Amalfitana, nel cuore della Costiera Amalfitana. Siamo a Minoli, siamo all'Arena del Mare al terzo appuntamento. E stasera il quesito della serata, della nottata, è amore più sesso. Scopritelo con me, ma per adesso andiamo a vedere le immagini, andiamo a vedere Arena del Mare cosa ci offre in questo sabato notte, il primo sabato di agosto. Ragazzi, venite con me. Ci accoglie, chi ci può accogliere? Lui, il mitico, il grande Peppe De Stefano. Grande Peppe, però per aspettare un attimo, Peppe, vedo una bellissima coppia qui con noi. Isabella. No, anzi, proprio parlando di bellezza, Peppe, parlando di bellezza. Che vuoi? Ti sei guardato, Peppe? Sei inguardabile. Come hai guardato? Ormai è iniziato anche agosto, però c'è un rimedio per te. Ho la soluzione. E la soluzione questa volta ce l'ho portata di mano. La soluzione è quella qui, tu dici perché? Perché qui abbiamo le beauté. Le beauté, abbiamo il centro di bellezza. Quindi, ragazzi, le beauté è a Minori. E si parla di bellezza, si parla di estetica, si parla di ricercatezza. Voglio sapere, il trattamento dell'estate 2010 qual è? È il ground massage, fatto non con le solite pietre, ma con dei cocci di argilla azionati e massaggiati sul corpo, una vera goduria. Il quesito della notte, di questo sabato notte, è, ragazzi, in una coppia più amore o più sesso? Ma devi chiedere a loro. No, dobbiamo chiedere a lei. Amore con un pizzico di... Ha detto tutto. Amore e sesso uguale, non c'è amore senza sesso. Questo è anche giusto, ma nel tuo caso? Io, amore. Grande, grande, grazie, grazie. Tanto sesso fatto con amore. Ve lo confermo, lei ne sa qualcosa. Allora, quando c'è sesso è meglio il sesso, quando c'è amore è meglio amore, no? Ma forse è meglio tutti e due insieme, credimi. Anche sesso e amore insieme. Grande, grazie. Amici, questa è l'Arena del Mare, tanta gente che balla e si diverte, è anche arrivato agosto, quindi le immagini parlano chiaro. Voi che ancora non siete venuti in questo posto, peccato, 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 ma vi potete rifare. Abbiamo tutto il mese di agosto per venire qui, per venire all'Arena del Mare, a tutti gli altri eventi organizzati dall'organizzazione dell'Arena del Mare, e poi dopo vi svelo una sorpresa sensazionale per agosto, ma dopo ve la dico, dopo ve la dico. Questo succede all'Arena del Mare, girare nel locale e incontrare persone famose. Eh sì, non so se l'avete riconosciuta, un volto molto conosciuto. Lei ha fatto Capri, ha fatto anche più di una puntata, ma ha fatto anche un ruolo molto particolare. Robby, qui con noi, spiegaci un attimino la tua esperienza in Capri. Buonasera a tutti, ciao, sono Roberta ed è un piacere essere qui con Rosario, che ci va sempre. Piacere mio. Sempre divertire. Io sono un'attrice, ho lavorato in Capri e saluto tutti quelli che seguono Capri. Ormai consolidato questo sabato notte qui in questa cornice fantastica, in questo posto incantevole dove tutto si ferma e la gente si diverte in modo puro, si diverte con la musica e si diverte con lo scenario magico di Minori. Sicuramente è un impegno dell'amministrazione che mi onoro di presentare. Partiamo dalla cultura, dai grandi eventi, dalla grande musica, ma poi si continua col by night, il by night che ha reso grande la Costa d'Amalfi con un'unione tra Minori e Maiori. Infatti parliamo di questa cosa molto importante, perché per la prima volta questo Ferragosto sarà l'unica organizzazione che organizzerà la stessa serata di Ferragosto, 14 e 15, Minori e Maiori insieme, movida in Costiera Amalfitana. Fa bene per il turismo, fa bene per il business, ma fa bene principalmente per il divertimento. Sicuramente un by night ordinato, un by night di qualità che ci
fa godere dei grandi scenari della Costa d'Amalfi, del mare, di questo magnifico scenario di Torre Paradiso che si allunga verso il porto di Maiori in un altro angolo molto suggestivo che ha come scenario il castello che si ispira al Château de la Loire, il castello Mezzacapo. Com'è l'Arena del Mare? Com'è? È una, guarda che è stupenda, Una cosa nuova, una cosa fresca, una cosa che ci voleva qui con Amalfitana. Molto carino, veramente. Ti aspettavi una situazione così? No, mi aspettavo meno, molto più carino di quanto mi aspettavo, veramente bella serata. Allora, Arena del Mare, terzo appuntamento, grande successo anche stasera, la gente si è divertita, la serata volge al termine, quindi che dire, Ciro? Salutiamo gli amici di Stress di Notte. Salutiamo gli amici di Stress di Notte e questa sera abbiamo una collaborazione di Costa Amalfitana TV con Costa By Night, quindi... Salutiamo tutti gli amici. Salutiamo tutti, perfetto. Costa By Night. Grande, grande Ciro. Però stasera parliamo di una cosa importante perché ormai il mese di agosto è iniziato, Ciro. Dobbiamo parlare del grande evento di Ferragosto, che quest'anno è un evento anche particolare, prima ne abbiamo parlato col sindaco. Lui è entusiasta di sta cosa. Parlacene un attimino tu, dai. Allora, noi siamo all'Arena del Mare, grosso progetto qua del sindaco di Milori che in collaborazione col sindaco di Maiori faremo un weekend di Ferragosto, 14, 15 e il 16 facciamo l'aperitivo in spiaggia, tutta la spiaggia che va da Minori fino a Maiori. Addirittura ho saputo che ci sono degli ospiti a livello nazionale, delle cose molto importanti per il 14 e 15, si parla addirittura di Chiambretti Night, Dottor Felix, Light Orchestra, nomi blasonati per un grande grande evento di Ferragosto. Sì, io penso che innanzitutto la Costa d'Amalfi, Maiori e Minori, come dire, la stanno facendo un po' da padrona a traghettare un po' dopo un periodo un pochettino di... un periodo un pochettino buio, di traghettare un po' la Costa d'Amalfi in quello che merita, in effetti essere un palcoscenico che merita, di avere comunque dei locali notturni che poi è la coda della giornata, che possono soddisfare i clienti, i ragazzi di una certa età, qualsiasi età, di avere un giusto divertimento di qualità. Oh ragazzi, un po' stanco, però è valsa la pena, grande serata, veramente ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire e quindi la cosa importante è che il pubblico si diverte. Secondo me è sesso amore. Diciamo che non c'è del buon sesso se non c'è l'amore, a volte anche un buon sesso fa sempre senza amore, però tutti e due insieme si raggiunge, diciamo, l'obbligo assoluto. Quindi consiglio amore e sesso sempre insieme. Per quanto riguarda le nostre serate, seguiteci se quando riguarda Stress di Notte e Costa By Night, ragazzi, questa è la nostra estate 2010 firmata Costa Amalfitana. Vi aspettiamo, ciao da Rosario Sepe e Mr. Love Love, ciao a tutti. We'll be right back.